Malgrado i gravi incidenti che ebbe nella sua gloriosa carriera, Tazio Nuvolari si salvò sempre la pelle, continuando ogni volta a guidare con il suo coraggio disumano, unito alla sua speciale sensibilità della macchina. Ferdinand Porsche lo definì il più grande corridore del passato, del presente e del futuro. Enzo Ferrari, che lo aveva affrontato in pista, lo definì un maestro di equilibrismo e racconta così il suo stile unico nell'affrontare le curve. Nuvolari attaccava la curva in anticipo rispetto a noi altri piloti e lo faceva in modo inconsueto, puntando di colpo il muso della sua macchina contro il margine interno. In piede schiacciato già prima di sterzare, faceva così partire la macchina in derapata sulle quattro ruote, sfruttando la spinta della forza centrifuga e tenendola in traiettoria con la forza traente delle ruote motrici. Per l'intero arco della curva il muso della macchina sbarbava il cordolo interno e quando la curva terminava e si apriva il rettifilo, la vettura si trovava già in posizione per proseguire diritta la sua corsa, senza necessità di correzioni. Quella manovra in curva era possibile allora per due ragioni principali. Le sospensioni di quelle auto non erano ruote indipendenti e le gomme erano gonfiate a pressioni molto alte. Così Nuvolari riusciva ad impostare la curva in derapata con una sola, precisa e secca sterzata iniziale. Nessuno dei suoi avversari riuscì mai a riprodurre la curva di Tazio Nuvolari. Alcuni si avvicinavano alla sua tecnica, provando e riprovando, ma nelle curve più pericolose finivano inevitabilmente per sollevare il piede. Nessun altro osava la tavoletta come Nuvolari e nessun altro come lui aveva tanta sensibilità della macchina e soprattutto tanto coraggio. Piccolo e magrissimo, ma con muscoli e soprattutto nervi di acciaio, Tazio Nuvolari iniziò a guidare fin da bambino, cominciando con le motociclette dello zio Giuseppe. La sua prima gara in moto fu nel 1920 e continuò a correre nelle gare motociclistiche per diversi anni e con eccellenti risultati a cavallo delle moto della Bianchi. Già nel 1926 fu protagonista di un brutto incidente in Germania, tanto che in Italia si diffuse la voce della sua morte. Nuvolari in realtà si era salvato e, seppur malconcio, tornò in Italia dopo le cure in un ospedale tedesco. Quell'anno, oltre a sfuggire alla morte, si aggiudicò il campionato italiano velocità su due ruote e gli venne attribuito il soprannome di Campionissimo. Ma Nuvolari era sempre più attratto dalle corse automobilistiche e nel corso del 1927 si preparò a rompere l'esclusiva che lo legava alla Bianchi per poter partecipare alla Mille Miglia. Per alternare le auto alle moto, Nuvolari vendette un podere di famiglia per acquistare quattro Bugatti, fondando così la sua scuderia Nuvolari, che debuttò alla grande nel 27 vincendo il Gran Premio di Tripoli, conquistando così il primo successo internazionale. Quindi ottenne un'altra vittoria al circuito del Pozzo a Verona, con una media di 115 km orari, e poi partecipò alla Mille Miglia, ma piazzandosi solo sesto. Riportò anche altri successi in auto ad Alessandria e a Messina e ottenne il secondo posto alla Coppia Montenero. Al Gran Premio d'Italia, poi, guidando una monoposto sistemata alla meno peggio, che nelle prove aveva dimostrato scarsa competitività, concluse terzo, tenendosi dietro concorrenti dotati di mezzi ben più potenti. Questa sua impresa fu esaltata dalla stampa nazionale e contribuì a renderlo un nome noto a tutti. Ma Nuvolari non aveva ancora rinunciato alle corse in moto, anzi si impose per la terza volta consecutiva al Gran Premio delle Nazioni, sempre in sella alla sua Bianchi. Nel frattempo le auto stavano evolvendo rapidamente e Nuvolari sapeva bene che le sue Bugatti erano ormai obsolete, così ne fece modificare una per renderla più performante. Questa rinnovata vettura, battezzata Bugatti TN, si rivelò però disastrosa e Nuvolari decise di correre le prime gare stagionali con la vecchia macchina. Ma al Reale Premio di Roma l'inferiorità e la scarsa affidabilità dei suoi mezzi risultarono evidenti. Per questo il 29 fu un anno molto difficile per il mantovano, che trascurò l'attività di pilota anche per dedicarsi alla gestione di una concessionaria. Ma fu allora che gli venne offerta la possibilità di provare informalmente un Alfa Romeo a 6 cilindri al Gran Premio del Mugello, con la quale però deluse a causa della scarsa conoscenza del tracciato e dell'auto. Malgrado la prestazione deludente, l'anno seguente venne comunque ingaggiato da Alfa Romeo per sostituire il conte Gastone Brilli Peri, che aveva perso la vita nel Gran Premio di Tripoli, e il suo primo appuntamento ufficiale fu quello della Mille Miglia del 1930.
Questa storica gara fu caratterizzata da un lungo duello con il compagno di squadra Achille Varti che, dopo aver recuperato il distacco che aveva nella prima frazione, prese il comando a Terni. Ma nel tratto tra Ancona e Bologna, Nuvolari fu in grado di recuperare quasi 7 minuti di ritardo. Dopo aver raggiunto il rivale a Vicenza e giunti nei pressi di Peschiera del Garda durante la notte, avvenne uno degli episodi più noti della sua carriera. Per far credere a Varti di essere stato vittima di un guasto, spense i fari e proseguì al buio seguendo da lontano le luci di coda dell'avversario. In prossimità del traguardo però Nuvolari si fece sotto e sorpassò Varti, che non aveva potuto vederlo arrivare e che si ritrovò incredulo al secondo posto. Qualche settimana dopo Nuvolari venne contattato da un certo Enzo Ferrari che voleva ingaggiarlo per correre nella sua neonata scuderia Ferrari. In quegli anni lo stesso Enzo correva a bordo di macchine prodotte dall'Alfa Romeo e fu nel 31 che Nuvolari fece un'altra delle sue magie. Al circuito delle tre province, Nuvolari superò un passaggio livello a velocità eccessiva, rompendo la molla di richiamo dell'acceleratore della sua Alfa Romeo. Pur di proseguire la corsa, Nuvolari continuò a guidare controllando sterzo, freni e frizione, mentre il suo meccanico Compagnoni gestiva l'acceleratore tramite la cintura dei pantaloni fatta a passare attraverso il cofano. Con questa tecnica di guida ai limiti del prodigioso, Nuvolari vinse su tutti, superando un incredulo Enzo Ferrari di 32 secondi. Insomma, Nuvolari sembrava inarrestabile e continuò a vincere in Italia e all'estero. Nel 35 al Nürburgring la meccanica delle emozioni italiane annichilì la fredda e calcolata meticolosità tedesca. Tutto lo stato maggiore nazista si era ritrovato al circuito per assistere al Gran Premio di Germania e dalla inevitabile vittoria delle frecce d'argento che la Mercedes aveva schierato in omaggio al Führer. Nessuno poteva certo sospettare che quelle tre vecchie Alfa Romeo preparate dal reparto corse del giovane Enzo Ferrari potessero davvero impensierire i gioielli della meccanica tedesca. Al decimo giro Nuvolari era in testa quando si fermò ai box, ma i meccanici gli ruppero accidentalmente la pompa della benzina e lo fecero scivolare al sesto posto. Ogni speranza sembrava svanita, ma Nuvolari rinacque e in due giri era già risalito al quarto e poi al terzo posto. Dai box gli segnalarono di gestire la posizione, ma lui non ne volle sapere e spinse al massimo, raggiungendo e sorpassando anche il secondo. Nessuno poteva tener testa a quel concentrato di talento e sregolatezza, a quel diavolo mantovano a cui di ammazzarsi sembrava non importare niente. Al comando c'era sempre la Mercedes di Von Braun, che quando vide avvicinarsi Nuvolari andò nel panico e nel disperato tentativo di arginarlo chiese troppo alle sue gomme. All'ultimo giro scoppiò una ruota al tedesco e Nuvolari tagliò il traguardo per primo sotto lo sguardo di un Hitler impietrito. Nei due anni seguenti Nuvolari continuò a correre con le Alfa Romeo e raccolse altri successi in Europa e, al volante della Ferrari, anche negli Stati Uniti. Quindi gli eventi della Seconda Guerra Mondiale impedirono lo svolgersi delle corse fino al 1946, quando l'ormai 54enne Nuvolari si ripresentò nuovamente in pista, correndo sia per la Ferrari, per Maserati e per Cisitalia. La sua ultima gara fu il 10 aprile del 1950, quando partecipò alla competizione in salita a Palermo-Monte Pellegrino con la Cisitalia Spider della squadra Abarth, ottenendo la vittoria nella classe 1100. Ormai Nuvolari aveva sfidato la morte centinaia di volte, correndo sempre oltre il limite su vetture pericolosissime, quasi sempre scoperte, così seduto su un sedile senza cinture e indossando appena un caschetto in pelle. Lui scherzava dicendo che il diavolo non lo voleva, ma un giorno si ammalò, forse il diavolo aveva cambiato idea, e Nuvolari morì per un ictus appena un paio di anni dopo la sua ultima vittoria a Palermo. Secondo le sue volontà fu sepolto con gli stessi abiti che indossava sempre, scaramanticamente, ad ogni corsa. Il maglione giallo con le sue iniziali, i pantaloni azzurri e il gilet di pelle marrone. Al suo fianco nella tomba volle il suo volante preferito, lo stesso col quale aveva schivato la morte mille volte. Se ti è piaciuto questo video, schiaccia quel bottone ed iscriviti al canale. Al prossimo video di Ulisse, la tua guida nel mondo.